tutto pronto per l'inizio della nuova stagione. Sabato intanto la prima squadra verrà presentata ufficialmente. Ti ringrazio Davide, oggi è un grande giorno perché finalmente si è stabilita l'iscrizione al campionato di Serie D, è ufficiale e da sabato abbiamo proprio pensato di onorare la città della presentazione della nostra prima squadra. Abbiamo invitato il nostro onorevole Mancuso e tutta l'amministrazione comunale che ci ha permesso di entrare alla Tenso Struttura e effettuare quello che è il precampionato, gli allenamenti per poi svolgere la stagione al meglio. Con la stagione, ricordiamo, il campionato inizierà tra fine ottobre, inizio di novembre. Una squadra, quella che affronterà la nuova stagione all'insegna di tanti ragazzi di Adrano. Sì, il campionato di Serie D, come era ai vecchi tempi, finalmente sarà anche un girone unico, quindi probabilmente giriamo per tutta la Sicilia, perché è regionale infatti. La possibilità e il grande orgoglio di questa squadra è perché ad Adrano siamo una squadra per 15 quindicesimi tutti di Adrano. Ritorna il gruppo storico, ritorna il vecchio capitano Damiano Russo, e inserito in questo gruppo quello che è il nostro progetto principale da società è quello di fare crescere i ragazzi. Infatti già stiamo inserendo nel gruppo dei più grandi 4 under, addirittura 2005 e un 2006. La novità è la guida tecnica, sarà Federico Lofaro, ex cestista dell'Adrano Basket, a guidare la prima squadra. Sì, Federico lo ritroviamo in altre vesti, è stato già con noi ad Adrano come giocatore, poi è venuto anche da avversario, lo conosciamo benissimo e lui ci conosce bene anche a noi, ma questo non vuol dire che dobbiamo trovare il giusto distacco tra allenatore e giocatore. È una persona in gamba, già si è fatto rispettare da tutti in campo come allenatore, sono convinto che farà benissimo. Il gruppo è molto affiatato, ora sarà da parte nostra come giocatori dare il meglio per lui, e perché ci teniamo a fare bella figura fuori dal nostro paese. Ricordiamo l'appuntamento per sabato alle 16:30 a Palazzo Bianchi. Sì, invito tutta la città a venire a vedere quella che è la nostra società, la presentazione di come stiamo portando avanti un progetto giovanile, e quindi rinvito di nuovo nuovamente il sindaco e l'amministrazione alla presentazione di questa prima squadra.